sempre dal circuito di Varano, qui al mio fianco, super Andrea Tomio. Ciao Gianluca, ciao ragazzi, buongiorno. Eh sì Andrea, perché abbiamo assistito a gara 1, una bellissima gara dove hanno imperversato tanti cambiamenti, tanti cambi di marcia, una interessantissima manche. Ci apprestiamo a vivere gara 2. Esatto, vediamo una gara 2 che ricordiamo sempre che poi tra gara 1 e gara 2 loro hanno tanta pausa, quindi si fa sempre verso il tramonto, però vediamo che il sole è ancora alto. Eccoli qui, infatti si stanno per collocare i nastri di partenza con Liberini in pole position, lo ricordiamo, prima fila completata da Boccenti e Bianucci, la seconda fila Voc, Gianluca, Como. Gianluca ha detto prima della gara, aveva detto bene, sono stato preciso, pensavo peggio, ho sistemato la moto. Capelli, anche lui con Morselli si sono detti abbastanza soddisfatti di quella che è stata la qualifica, mentre stiamo per andare live, si stanno per accendere tutto le luci, eccoli lì, la partenza. Andrea, lo potete vedere, Andrea Tomio, ragazzi, concentratissimo su chi va davanti, col numero 94, Boccenti davanti, buono anche l'ingresso di Voc, sì, Andrea. Sì, sì, buonissimo, voleva forse mettersi in testa, ma non ce l'ha fatta, comunque, dai, in seconda posizione, adesso stiamo a vedere. Tu sai che noi per il primo giro per noi è quello di rodaggio, è un po' come se fosse il warm-up per capire, Partigliani, tanto infilato, alle spalle prova il controsorpasso, live. Gianluca, sembra un po' di rivedere gara 1, Sì, vabbè, ma qui non fare furbacchione, È uguale, è vero. Comunque è partito bene Boccenti dalla seconda posizione, è riuscito a scavalcare Liberini che partiva dalla pole. Tante le moto, andiamo live con Stefano Capelli, RTK 600. Dopo Andrea, naturalmente, classiche domande di rito, quelle tecniche, quelle per le quali io mi siedo qui a commentare, perché io faccio un po' il pirletta, ma poi c'è Andrea Tomio che mi spiega tutto e il contrario di tutto. Belle queste belle curve, Andre, sì. Pulite, precise, anche perché siamo al primo giro, ci sono tanti piloti all'interno di questa categoria. Sì, è una delle griglie più corpose, infatti è, diciamo che nel moto estate è forse quella riuscita meglio, ecco, perché eccola qui, Andre. È proprio una formula. Liberini, partenza, quarto. Boccenti, Voc, Como, Liberini, Bianucci, Bettella, Gianluca Partigliani, intanto con William Benedett che si trova di fronte, Max Pepe, vediamo se proverà a sorpassarlo o se verrà rimontato alle spalle. Assolutamente interessante la partenza, Andre, anche perché Boccenti sta iniziando a cercare di creare una buona frattura tra sé e Voc. Sì, adesso mi sembra che Liberini stia facendo l'attacco su Como e dentro e dentro. Como, sì, l'ha passato, Andre, anche perché Liberini deve tornare un attimo. Perché abbiamo visto Liberini in gara 1. Bellissima questa immagine del circuito, sì. di Varano. Poi mi racconti un po' le sensazioni anche lì nel paddock. Assolutamente. Dicevo, ascoltate, che vai. Liberini, abbiamo visto una gara 1 un po' sottotono, quindi probabilmente si vuole un po' riscattare in gara 2 e vuole farsi vedere un po' più lì davanti. Scintillante, un po' più scintillante. Andiamo intanto live con quelli che sono i tentativi di sorpasso. Abbiamo visto prima Benedett Pepe, poi abbiamo visto ad esempio anche Gianluca in precedenza che ha provato a scavalcare Bettella mentre si sta per ultimare quello che è il secondo giro. Boccenti, Voc, Liberini, Bianucci, attenzione, scavalcato Como anche da Bianucci, mentre con il numero 178 abbiamo visto anche Gianluca prima che cercava di imperversare, mentre Max Pepe, lo vediamo live, sta cercando di mantenere quella che è la dodicesima posizione con alle spalle William Benedett. Andre, usura delle gomme non esiste, ci sono 8 giri, lo avevamo detto anche l'altra volta, gare molto veloci dove devi essere super performante. Assolutamente, poi diciamo che questa, appunto, come dicevamo, sono due gare sprint, hanno il vincolo massimo di 4 gomme, quindi 2 treni di gomme, e diciamo che la scelta potrebbe essere di mettere le gomme nuove in qualifica e poi gestirsele per mamma le due gare. Mamma mia Andre, vedo una gara per il secondo posto perché Boccenti mi sembra che abbia staccato quel gruppetto, Voc, Liberini, Bianucci, si sono tutti francobollati uno all'altro e infatti non sono loro questi, perché stiamo andando ad indugiare con un'altra sfida interessante che c'è nelle retrovie tra altri piloti. Quello era proprio Liberini. Ha già preso un bel margine. Boccenti ha preso un bel margine. Probabilmente tra poco vedremo Liberini che si trova in seconda posizione. È così, Andre. Liberini, Bianucci, Voc si stanno un attimo assottigliando, si stanno creando quelle che sono queste differenze. Ti chiedo domande e risposta secca mentre andiamo live con Partigliani che lotta. Sì. Anche lui è il settimo posto con Gianluca. Andre, Liberini può provare ad andare a prendere Boccenti?
bisognerebbe avere i tempi sul giro, però sta venendo su talmente rapido che potrebbe anche essere. Invece vedo in difficoltà, no, anche Como era lì terzo posto, adesso è quinto, ma sì, si è staccato, staccato. Creata proprio una bella spaccatura, Andrea, sì. E io è questo che chiedo, sai che tu sei il mio mentore, il mio guru, io ti vorrò sempre al mio fianco, ti chiedo, ma in quattro giri, cioè, non può essere solo il pilota, guardate, andiamo live con Maurizio Morselli, sai che se completa questa è 492, ma poi Mauri, secondo me vogliamo arrivare alle 500, dobbiamo fare una festa, ci dobbiamo essere tutti, ragazzi, facciamo soltanto uno speciale per Maurizio Morselli, esatto, alla 500esima gara. Ma senti, ecco Andre, questa domanda seria, secca, certo, non può essere soltanto il pilota qua che fa la differenza per quello stacco che c'è tra chi sta davanti e chi sta dietro. No, probabilmente hai ragione, potrebbe esserci un problema, magari ci sono piloti che, vedendo magari come è andata gara 1, provano a fare delle modifiche per gara 2, ma non necessariamente hanno fatto delle modifiche giuste. Sì, perché non puoi più setappare la moto, esatto, provando. Esatto. Quindi la provi in gara, però la provi in gara, puoi aver scoperto l'uovo di Colombo, come invece hai fatto un buco nell'acqua. Questo potrebbe essere. Qui intanto stiamo riguardando le partenze da parte di qualcuno dei piloti in gara 2 dell'RTK 600. Andrea, ricordiamo, abbiamo visto ad esempio adesso la partenza di Partigliani, sì. Qualcosa di molto interessante qua, Morselli, wow! Gran partenza di Morselli, ne ha sfilati via parecchi. Mamma mia, grande, grande, grande partenza di Mauri. Sappiamo che lui è una volpe del moto estate, Andre, assolutamente, persona assolutamente simpaticissima, l'abbiamo imparato a conoscere anche nei post, questa è una bellissima, guarda che bello, bello dall'alto, sai che così. Forse però Mauri è partito prima degli altri, forse, vabbè, forse Mauri Mauri ha detto, ciao, va, non mi fa star dietro da solo, voglio stare accompagnato agli altri, ma poi Mauri è talmente simpatico che gliela buona, non gliela buona. Gliela buono io, gliela buono, se non gliela buonano loro, chi se ne frega. Intanto vediamo queste bellissimo immagini. Questo là, questa si può vedere come lavora la forcella, vedi come lavora la sospensione, vedi quanto sei bravo. Quel lavoro che è proprio l'escursione dalla. Questo è William Benedett. È bellissima questa immagine. Partiva dalla nona posizione, Andre, 1:12.524. Aveva raccolto 2,5 secondi di distacco dalla pole position. Ecco qua, i distacchi sono molto più ampi, ad esempio tra i primi e ad esempio anche chi va a comporre la seconda e la terza. Eccolo fila. Qua. Qui sempre Morselli. Grande, Mauri, mamma che tigre che sei su questa moto. Qui ci divertiamo anche a guardare gli slow motion, Andre, naturalmente. Tra poco torneremo sulla gara. Anche perché la gara è imperversa. Abbiamo una lotta per il secondo posto che è molto interessante. Alla fine della gara faremo un po' il check, sì, di quello che è questo moto estate ridotto. Noi lo ricordiamo sempre, stiamo ricordando, il Covid non ha veramente abbattuto comunque la volontà di provare di mandare avanti tutta questa organizzazione. Andre, Liberini, Bianucci si stanno avvicinando, non so perché mancano veramente tre giri. Però è uno spettacolo questo. Io vi ricordo che Andrea Tom è di origine emiliana. Non gliene frega una mazza a nessuno, va bene. Così, tanto per dire. Benedett su Pepe ci sta provando. Da quanto tempo sta provando ad infilarlo? Eccolo! Ce la fa, è dentro, bello. Sì, largo però. Pepe, largo Benedett, Pepe non infila. Ma che succede? Ancora. Guarda che ci riproverà qua. Guarda Benedett che ci riprova. Adesso è dentro. E ci rimane. Eccolo lì. Benedett passa Max Pepe. Secondo me Max Pepe però proverà a risorpassarlo, da qualche parte proverà a risorpassarlo. Ci prova, dici. Buono il sorpasso di Benedett, mentre da poco probabilmente i ragazzi davanti ultimeranno quello che è il quinto giro per entrare nel sesto giro. Tu mi dicevi, Andre, che la 600 l'hai corsa? Sì, ho corso qua nel 2017, sì. Sono lontanini però, Andre. Sono lontanini e tra l'altro mi sembra che ci sono delle scaramucce, Liberini, Bianucci. Attenzione però, il problema... hai visto che Como è stato risucchiato da Bettelle e da Gianluca? Sì, Como penso che abbia qualche problema. Comunque dicevo, il problema è che se Liberini e Bianucci si danno fastidio, agevolano il ritorno di chi sta dietro. Non solo, e agevolano anche Bocenti ad andarsene. Che se ne può andare, esatto. Anche perché poi effettivamente, Andrea, conti fatti, mancano due giri al termine di quella che è questa manche molto veloce, molto rapida. Ci stiamo divertendo tantissimo. Chiedo agli organizzatori, lasciatemi sempre Andrea Tommy a commentare perché è il top
E allora andiamo ancora live mentre guardalo, intermersa... guardalo, però Bianucci sta arrivando su. Secondo me Bianucci proverà fino alla fine a passarlo. È lì vicino, è lì vicino, quasi. Forse ci prova già. Tanto Cappelli, Andre, che si trova in quindicesima posizione. È, guarda, guarda come è vicino. Un po' poco contento dopo la qualifica. Dopo le qualifiche ha detto devo settappare meglio la moto. Okay. Mentre stanno per ultimare il sesto giro, Boccenti. Mi sembra che abbia un buon margine. Guarda che vicino Bianucci. Occhio, Bianucci. Guarda che vicino Bianucci. È riuscito a fartelo, passa? Ci prova, no. Secondo me se ci prova, ci prova all'ultimo giro. Eccolo qui, la previsione di Super Andrea Tomio. Mentre vediamo, bellissima questa inquadratura. Forse era lì che lo stava provando a sorpassare. Mentre andiamo live con Partigliani, che alle spalle a Zagonel deve stare attento. Vede lontani Bettella, Gianluca e Como. Como che è stato completamente risucchiato da quest'altro trio. Si sono creati proprio delle discrepanze. Ma sai, guarda, che Boccenti clamorosamente lo stanno anche riprendendo? Sì. Cioè mi sembra a occhio che si siano avvicinati tantissimo. Tantissimo. Può essere giallo. Io non lo so. È speravo. Una previsione. Non facciamo previsioni. Speravo nella frenata lì di Bianucci, ma se non ha frenato lì, adesso è difficile passare. Esatto. Adesso è difficile e passare. Soprattutto ricordatevi, per chi è un profano come me, non si fanno mai previsioni. Me l'ha detto Andrea Tomio. Esatto. Perché esatto. Il pilota è scaramantico di natura. Tutti siamo tutti scaramantici. Aia! Ma hai visto quanto sono vicini Liberini e Bianucci a Boccenti? Tantissimo, Andre? Tantissimo. L'hanno preso praticamente. Vuol dire che ne avevano tante. Qui, secondo me, ci godiamo un ultimo giro da favola. Esatto. Mamma mia! Guarda che si affianca. Qua ci può provare Bianucci su Liberini. Clamoroso. Secondo me si sono trascinati a vicenda. Boccenti probabilmente, non posso dirti le gomme, vuol dire che ha tirato tantissimo all'inizio, adesso magari esatto. Non ne ha più. Ma anche fisicamente. Speriamo magari. Esatto, anche certo. Perché comunque faceva caldo quel weekend. Porca loca. Quel porca loca vi fa capire tutto da parte di Super Andrea Tomio. Andiamo live. Guarda. Imperversa la lotta. Mamma mia, ragazzi. È vicino Liberini, quasi Liberini su Boccenti. È vicino Liberini. Questa gara è uno spettacolo. Morselli, Mauri intanto sta cercando di mantenere quella posizione. Sono comunque punti pesanti per lui e sono punti che fanno morale per certo. Un ragazzone di quell'età. Assolutamente sì. Eccoci guarda, Liberini prova ad infilarlo all'interno, non ci riesce. Assistiamo ad un ultimo giro pazzesco. Maurizio Morselli. Mauri, io ti voglio tanto bene, abbiamo bisogno di vederti in questo caso, ma forse era meglio guardare quella lotta finale. È andato un po' largo Liberini, anche perché è quasi finita. Attenzione, addirittura Bianucci su Liberini. Non ci riesce Andre, stiamo per arrivare alla fine, vediamo chi esce fuori. Boccenti, Liberini, Bianucci. Chiudono bella. Così, grande sfida. Bravi. Vedo Boccenti che esulta, ma esultano tutti. Si sono resi autori di una gara meravigliosa. Bellissimi. Tutti e tre lì davanti. Dietro Vok, quarto, esulta anche lui. Como alla fine arriva davanti a Gianluca e a Bettella. Partigliani, Zagonel, Tartarini, Benedet, Stoli, Pepe, Cappelli, Taoli, Morselli, Enrico Vignali. Bellissima bella gara, bella e soprattutto e l'ultimo giro volta, esatto, dobbiamo ancora farla mille. Appunto, allora Andre, diamo linea parco chiuso con Nilo che intervista, classiche interviste post gara con il podio. Commentiamo un po' le parole dei ragazzi e poi diamo l'appuntamento a Cervesina. A dopo. Siamo 2 secondi con Romano Gianluca, com'è andata? Ma dai, bene, pensavo peggio, dopo tanti anni che non correvo, sono soddisfatto, dai. Con queste gomme nuove non le avevo mai usate, quindi abbiamo passato tutto il weekend a provare a sistemare la moto e ho sempre progredito, quindi sono soddisfatto. Ciao, devo riprendere un attimo fiato, è stata una bella gara, una bella esperienza. Peccato per la partenza, che sono partito malissimo, ma era la mia quarta partenza, quindi non è che potessi aspettarmi di più. Però ho tenuto un buon passo, alla fine riuscivo a girare con i miei tempi della qualifica, quindi sono molto contento. Beh, dai, un bel risultato. Sì, allora, sì. Ringrazio i ragazzi di Tecnica Moto che mi tengono sempre la moto al top, ci mettono un sacco di passione, cuore e... È stato fantastico, weekend comunque positivo, mi sono divertito tantissimo. Ringrazio i ragazzi del Sottomarino che mi danno una mano in questa avventura. E niente, adesso prossimo appuntamento a Cervisina, cerchiamo di fare meglio ancora. Io sto cercando di correre dietro, William Bennett si è fermato, ciao carissimo. Ciao, come va?
No, tu come va? Noi siamo benissimo qui al fresco. No, bene, oddio. Bene. Ho fatto i primi giri un po' abbottonato, non mi sentivo bene la moto. Poi mi sono lasciato andare e ho recuperato le posizioni perse. Va bene, mi sono divertito, superato, mi hanno superato. È stato un bel weekend senza problemi, finalmente, di moto e di assetti. Basta, ringrazio voi e saluto i miei sponsor. Un bacione a tutti, ciao. Con Maurizio Morselli dopo gara 2. Ciao Maurizio. Ciao a tutti, intanto siamo a parco chiuso, 491. 92, perché 90 era ieri, la mancia. 492, bravo. Ho fatto una partenza un po', forse mi ha dato un po' di penalità, penso, ma non era così esagerata. Ma siccome c'è gente che si è andata a lamentare la gara scorsa, vabbè. Comunque io ho tenuto il mio passo, volevo quello, la moto va bene, abbiamo ottenuto quello che volevamo. 11-22 punti in due manche, van bene, e niente, no, ringrazio il team, però sono contento, ecco dai, vado a casa contento. Allora, io voglio chiudere l'intervista con Maurizio dicendo meno 8, e noi sappiamo cosa vuol dire. Meno 8, ragazzi. Eccoci qua, ben trovati dopo il parco chiuso con le interviste di Nilandro. Abbiamo sentito Gianluca, ha detto pensavo peggio, un weekend dove ho dovuto sistemare la moto. Cappelli ha detto bella gara, male la partenza, sono contento, è rimasto proprio impiantato effettivamente per quello che abbiamo potuto scorgere. Benedetto ha detto sono contento, ha recuperato diverse posizioni, e poi Mauri ha detto 492, meno 8, ho avuto un buon passo. Forse una partenza dove mi penalizzano, ma io ho detto chi ma se sì. ne frega. Andre, commento finale, è stata una gara bellissima. Bella, bellissima, soprattutto all'ultimo giro ci ha fatto ben sperare su Liberini, potesse andare a prendere la vittoria. Però dai, ci hanno regalato una bella sensazione. Sempre così la 600 RTK. Già, Andre, anche perché a questo punto hanno classificato 41 punti alla fine nella doppia combo Bianucci e Bocenti. La classifica assoluta di 600 Race Attack dopo questa tappa di Varano, Andre, dice 82 Bianucci, 76 Liberini, 71 Bocenti. Questi tre se la vanno a giocare a Cervezina. A Cervezina, assolutamente. Io non posso far altro che avere te come commentatore, perché questi per me se le danno da matti. Però devi venire a Cervezina. E ci vengo, dai, vengo! Tutti a Cervezina. Tutti a Cervezina, ragazzi. Grazie a te, Andre. Grazie a te, Gianlu, ci vediamo. A Cervezina. Ciao, ciao ragazzi. Ciao.